Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. Questo è un video della rubrica L'alleato dei capelli. In questo caso vi parlo dello shampoo secco Pantene Pro V Instant Refresh. Allora, questo è un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente. È il peggiore shampoo secco che abbia mai provato. Primo, mi lasciava la patina biancastra, proprio fastidiosa sui capelli. Secondo, l'effetto pulito non lo faceva. Terzo, non so se sentite, ma se vedete, praticamente è finito prima il gas del prodotto in sé, cioè praticamente ce ne sarà fin qua, sì, quasi metà pieno, e ce n'è 120 grammi all'interno, 180 ml, quindi, cioè, un prodotto che ho pagato tipo 3-4 sterline o 2-3 sterline, non mi ricordo, ma comunque è costato troppo e non accetto da un prodotto spray che metà rimanga dentro e finisca praticamente il gas, e non riesco a capire perché, tra l'altro, abbia fatto così. Comunque, questo è quanto. Questo prodotto non mi è piaciuto per niente, come vi ho continuato a dire finora. Questi sono gli ingredienti. Fortunatamente per ora in Italia non si trova, quindi non avete il rischio di incappare in questo prodotto, solo appunto acquistando online. E io odio i prodotti della Pantene genericamente perché purtroppo, anche se mi piace un sacco la profumazione, non mi lavano i capelli. E sfortunatamente alla fine anche lui non ha fatto, diciamo, il suo dovere. Peccato. Niente, fatemi sapere se voi l'avete provato e come vi siete trovati. Vi lascio nell'info box la mia pagina Facebook, Instagram e Google Plus. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!